Allora, secondo me la partita è stata questa. Il primo tempo, secondo me, ha fatto meglio il Pescara, soprattutto proprio nel tenere il campo. Ha tenuto il campo meglio di noi, anche se poi grosse situazioni non abbiamo sofferte, però sinceramente loro sono partiti aggressivi e noi, soprattutto in costruzione, abbiamo avuto poco coraggio. Abbiamo lottato, la squadra a livello caratteriale non gli si può imputare nulla. Però per quello che avevamo provato abbiamo avuto poco coraggio e poca lucidità nel far uscire il gioco perché facevamo l'errore di indirizzare troppo presto la giocata e loro riuscivano sempre ad aggredirci bene. E su quello ci lavoriamo e mi preoccupa relativamente perché questa è una squadra nuova. So che nella fluidità del gioco abbiamo ancora tanti step da fare, sicuramente questo è un aspetto che miglioreremo. Però con un po' di lucidità in più, secondo me, anche dalla loro pressione si poteva uscire. Poi quando lo rivedremo con i ragazzi in settimana se ne renderanno conto. E fa esperienza. Poi il secondo tempo, secondo me, siamo partiti bene. Stavamo tenendo bene il campo fino all'errore di Ricciardi quando è andato a impattare la palla, l'ha un po' strusciata e ha concesso quell'occasione da gol. Da quel momento ho avuto una sensazione che la squadra abbia avuto un po' di timore. E infatti sono stati quei 10 minuti che il Pescara riusciva a essere aggressivo, noi ci schiacciavamo troppo, abbiamo concesso due o tre tiri dal limite, non occasioni nette in aria, ma due o tre tiri dal limite comunque pericolosi. E da cui poi è nato, se non mi sbaglio, anche il calcio d'angolo. Normale che poi prende, le palline attive sono un gioco nel gioco, diciamo. Fanno parte, secondo me, è un'altra situazione lì. Sulle palline attive bisogna essere un po' più concentrati, anche se c'eravamo, secondo me un paio di errori ci sono stati, si poteva fare sicuramente meglio. Il rammarico grosso è che avevo chiamato già il cambio, purtroppo non sono riuscito a farli prima del calcio d'angolo, magari in quel momento fare il cambio ci avrebbe consentito o comunque ci avrebbe evitato di prendere gol. Poi subito dopo il gol, sinceramente la squadra proprio emotivamente, secondo me, ha cambiato il modo di stare in campo e questo mi fa rabbia. Perché proprio nella testa dei ragazzi era proprio evidente, era un momento in cui è come se avessimo giocato dopo il gol che non avevamo più niente da perdere. Ma con lo 0-0 cosa hai da perdere? Un punto? Non ha una logica per quello che vorremmo fare noi. Quindi sullo 0-0 devi giocare con la stessa spensieratezza con cui hai giocato poi sull'1-0. E devo dire che poi la parte finale secondo me abbiamo finito meglio noi, i cambi ci hanno dato, anche fisicamente ho avuto la sensazione che noi alla lunga, forse il Pescara era un po' più pimpante di noi, però alla lunga noi secondo me abbiamo tenuto un po' meglio, abbiamo creato le nostre due o tre occasioni anche abbastanza limpide. E in una devo dire che il portiere ha fatto una grande parata, sinceramente, perché su Canutè secondo me aveva fatto una grande giocata. Lì il portiere, sai, di solito si aspetta la palla sul secondo, è stato bravissimo ad andare giù. Per un portiere così alto, abbassarsi lì, levare le gambe e andare giù così rapido, ha fatto secondo me una grossissima parata. Poi abbiamo avuto la palla, il diagonale di Murano, dove Di Gaudio non è arrivato veramente per un nulla. Però alla fine il risultato è questo, quindi bisogna accettarlo. Bisogna analizzare la partita, bisogna rivedersi e bisogna avere voglia di proporre di più e di dimostrare di più con maggiore personalità. Buonasera. Ragazzi, il calcio ovunque, non penso che a Pescara sia molto diverso, dai. Io devo dire la verità, i tifosi. No, però i tifosi dell'Avellino vengono dipinti come terribili. Io vi posso dire che io sto ad Avellino da un mese e mezzo, qualche volta ho parlato con qualche tifoso, mi sono sembrati maturi, lucidi, hanno le loro idee, le esprimono. Però a noi, prima di venire qui, una cosa che mi è stata chiesta è quella di vedere una squadra che lotta. E oggi, pur non avendo avuto, secondo me, pur non avendo fatto una grandissima partita, alla fine sono andato insieme ai ragazzi sotto la curva, c'è stato un applauso, perché forse hanno visto una squadra che ci ha messo di tutto per non uscire sconfitta, perché l'ultima mezz'ora abbiamo spinto come i dannati, c'era una grande voglia di volerla riprendere. E il tifoso non è stupido. Viene dipinto sempre come se non si rendesse conto delle situazioni. Il tifoso vuole vedere una squadra che dà l'anima fino alla fine. Poi una partita andrà bene, un'altra andrà meno bene, poi ci sono le situazioni, ci sono gli episodi. Io
Ma se vede questo spirito, come è successo oggi, ha visto una squadra che fino alla fine ha provato a rimettere in piedi la partita, alla fine siamo andati sotto, c'è stato un applauso. Quindi vuol dire che i tifosi dell'Avellino non sono poi così terribili. Sono tifosi di calcio, sono abituati, hanno vissuto belle realtà calcistiche, hanno vissuto negli anni 80 la Serie A, hanno ambizione, ma l'ambizione che hanno loro la dobbiamo averla anche noi. La devo avere io come allenatore, la deve avere la mia squadra, la deve avere ogni giocatore. Ci sono tanti giocatori giovani. Nel calcio ancora non sa nessuno che esistono. Allora se vogliono i ragazzi giovani, se vogliono iniziare a dire oh, agli addetti ai lavori, qui ci sono anche io che voglio fare il calciatore, si devono dare una sveglia e devono giocare, non devono pensare al tifoso, devono dare l'anima, punto.